L'Italia che cambia è fatta di persone che si assumono la responsabilità della propria vita e che, lontano dai riflettori dei mass media, riescono a realizzare progetti ambiziosi, riescono a cambiare le cose. Imprenditori che mettono al centro la sostenibilità e in questo momento di crisi assumono, anziché addirittura chiudere. Associazioni di cittadini, di movimenti che riescono a portare la cultura nelle periferie, giovani che tornano all'agricoltura, sindaci che fanno ottime politiche. Un'Italia che fa le cose. Infatti il libro che poi ne è uscito dal mio primo viaggio era "Io faccio così", che è la risposta che mi davano le persone che ho incontrato, che non era "mi piacerebbe, vorrei", ma "sto facendo questa cosa, ce la sto facendo". Dalle tantissime chiacchierate, le oltre 400 realtà che ho incontrato, posso dire che la maggior parte delle persone che si muovono per cambiare la propria vita o il posto in cui vivono lo fanno, come mi aveva raccontato Michelangelo Pistoletto, per un richiamo della necessità, cioè un'insoddisfazione profonda per un sistema di valori, per un modello di vita in cui non si riconoscono, e quindi non sono quasi mai mossi, per esempio, dalla disoccupazione o dalla mancanza reale di soldi, ma quanto, per quanto non abbiano quasi mai soldi queste persone, ma proprio dal voler creare una vita diversa, una vita che abbia senso, una vita che rimetta al centro le relazioni umane, il piacere, l'integrazione col territorio, l'incontro con l'altro. Le persone che ho incontrato dimostrano appunto che cambiare è possibile nonostante nessuno le appoggi spesso e nonostante appunto le grandi difficoltà economiche, il non appoggio. Molti mi dicevano: "Io non chiedo neanche che lo Stato mi aiuti, mi basterebbe che non mi ostacoli". È triste, ovviamente, io vorrei, tutte le persone che ho incontrato vorrebbero un paese che a livello istituzionale funzioni meglio, che agevoli, come accade altrove, questo tipo di iniziative. Però allo stesso tempo hanno scelto che, anziché passare il tempo a lamentarsi, a dire "non si può fare niente, siamo in Italia", quella, vogliono costruire un altro modo, e comunque ci riescono, comunque dimostrano che volendo si può fare, che è importante, perché poi questa vita passa una volta sola. Le rivoluzioni di oggi, secondo me, sono rivoluzioni più silenziose e fatte da tanti piccoli attori che fanno piccole rivoluzioni quotidiane costruendo le cose, facendole in prima persona. In Islanda sono successe entrambe le cose, cioè c'è stata una prima parte molto, molto anche violenta, insomma anche fragorosa, che però è riuscita poi a strutturarsi in qualcosa di costruttivo, ed è quello che ci auguriamo possa succedere anche da noi. Sapendo appunto che gli islandesi avevano fatto cadere un governo, che avevano riscritto la Costituzione, che avevano rifiutato un debito ingiusto, mi immaginavo di trovarmi davanti a un popolo compatto in cui tutti erano d'accordo su tutto, tutti avevano le idee chiare su cosa volevano ottenere. In realtà mi sono accorto che è un popolo normale, come siamo anche noi, cioè non sono per forza d'accordo, hanno idee diverse, eppure in un determinato momento storico sono riusciti a ottenere risultati straordinari. Questo per sfatare il mito che appunto gli italiani non possono fare niente perché sono fatti così, perché non andiamo mai d'accordo. A mio avviso non è vero, è normale nella natura umana avere idee diverse, ma questo non vuol dire che insieme non si possono costruire cose incredibili. Questa è una lezione grandissima del popolo islandese, il fatto proprio di essere molto simile a noi. Quello che intendiamo noi in questo momento per società del cambiamento è una società che coglie gli aspetti migliori del cambiamento che si stanno verificando in questi anni, anche in seguito alla crisi economica, anche in seguito a questo momento storico, ed è un cambiamento che parte dal basso e che mette al centro una serie di valori che negli ultimi decenni sono stati messi da parte, quali le relazioni umane, quali anche la sostenibilità ambientale, economica, tutti valori che sono stati accantonati dalla società e che stanno riemergendo in un momento come questo. Questo è il cambiamento che ci auguriamo e che tanti si augurano. Poi cambiamento è una parola vaga, ma questo è in qualche modo il nostro cambiamento, nostro, non mio e di Daniel, ma nostro, di tutte le realtà che raccontiamo e i mondi che raccontiamo. Lo scorso anno, in questi 7 mesi che ho fatto in campo, ho incontrato tutte queste realtà e ho potuto testimoniare di questa Italia che cambia, ma abbiamo deciso di non fermarci qua. Con Andrea e con un gruppo di giornalisti ora abbiamo creato italiachecambia.org, che è un giornale web ma è soprattutto un portale
nel quale vorremmo costruire un'informazione su base regionale, Veneto che cambia, Friuli che cambia, Lazio che cambia, dove andremo a raccontare e a rendere evidenti le realtà che si muovono sul territorio. Per farlo però abbiamo bisogno di un sostegno economico, per questo stiamo lanciando una raccolta fondi dal basso, per non dover dipendere da nessun sponsor economico o politico, ma per essere veramente autonomi nella costruzione e nel racconto di questa Italia che cambia.